Buongiorno a tutti, cari amici, come state? Allora, vi propongo un interattivo nuovo con questo titolo. La persona che io amo sceglierà me o lei o lui, in base a chi siete voi. Quindi la persona che io amo, alla fine, chi sceglierà? Sceglierà di stare con me oppure con l'altra persona? Quindi questo interattivo è rivolto a tutte le persone che non hanno, cioè che hanno una relazione con chi non è libero. Quindi o se siete l'altra persona, oppure può anche essere, non so, siete voi le compagne ufficiali e però c'è un'altra persona e voi sapete che esiste. Quindi può essere anche questo, quindi che voi siate la compagna ufficiale oppure l'altra persona, se siete uomini volgendolo al contrario, volete sapere se alla fine questa persona farà una scelta, sceglierà voi o l'altra persona? Ecco, questa è la domanda. Se sceglierà voi o l'altra persona? E vediamo un po', cosa viene fuori. Intanto vi dico, che siete sul canale Vento Cambia Direzione e chi vi parla è Perla. Come vedete ci sono le due varianti già pronte, abbiamo i tarocchi dell'oceano con il unicorno azzurro e poi gli arcani un tarocco con unicorno fucsia. Vediamo un po'. Allora, io penso che a quest'ora avete scelto, metto da parte questo. E partiamo con la prima variante, questa qua del unicorno azzurro. Adesso io controllo che si veda l'unicorno. Sì, abbastanza. Ogni volta sì, ma non si vede quasi tutto, ma ok. Allora, la domanda è molto semplice. La persona che io amo, quindi la persona del mio cuore, quindi la persona con cui io sto. Quindi qua parliamo proprio di situazioni reali in cui ci sono due persone, dove però una persona, una delle due o tutte e due, può anche darsi che tutte e due siete impegnati ufficialmente con altri. Comunque, comunque sia la vostra situazione, dove però sapete dell'esistenza di un'altra persona nella vita di questa persona e volete sapere se alla fine farà una scelta. Perché così è come tenere il piede in due scarpe, no? Se continui a dire sì, però poi lo lascio, però poi la lascio, per voi di fatto non succede niente e passa il tempo e non concludete. Perché voi questa persona a questo punto la volete tutta per voi, no? Quindi vediamo se questa persona farà il passo di fare una scelta tra voi e l'altra persona. Quindi chiunque voi siate, che voi siate la compagna ufficiale o siate l'altra. Comunque siano le situazioni amorose, se sceglierà voi o l'altra persona. Qualunque che sia la vostra situazione amorosa in atto. Qui parliamo di una situazione amorosa in atto, che adesso è ancora valida, insomma. Vediamo quindi se questa persona, se la persona che voi amate, farà una scelta tra voi e l'altra persona. Diciamo, facciamo 2 mesi. Se entro questi 2 mesi farà la scelta tra voi e l'altra persona. Vediamo se farà questa scelta. Voi che avete scelto il unicorno azzurro. Intanto faccio i miei auguri di buon Ferragosto a tutti voi. Spero di intrattenervi piacevolmente. Mi scappano le carte, voglio già parlare. E vediamo insomma cosa dicono queste carte. Vediamo che dicono.
Bene, vediamo un attimino. Partiamo con un 3 di bastoni. Diavolo. Paggio di coppe. L'asso di spade, la carta della chiarezza. Regina di coppe. Stella. Penso che alcuni di voi abbiano già messo questa persona alle strette. Nel senso, penso che alcuni di voi abbiano già messo questa persona alle strette, nel senso di avete chiesto proprio la scelta, di fare la scelta, perché probabilmente alcuni di voi non ne possono più della situazione e vogliono che questa persona faccia la scelta, o voi o l'altra persona, che non tengano più il piede nelle scarpe. Voi volete chiarezza, siete innamorate di questa persona perché uscite come regine di coppe, siete innamorate di questa persona, sperate in questa persona, lo amate, c'è un bel rapporto anche passionale, ma state attendendo che questa persona faccia la scelta. Probabilmente alcuni di voi hanno già fatto capire, anche palesemente, che vogliono una risposta, una decisione da prendere con questo 2 di denari, la chiarezza con questo asso di spade. Quindi la maggior parte di voi, di quelli che stanno guardando questo unicorno azzurro, anche se non palesemente, quindi anche se non verbalmente, non avete magari fatto, chiesto precisamente di fare questa scelta, però l'avete fatto capire. In tanti modi l'avete fatto capire di fare questa scelta perché siete stanche o siete stanche, molte di voi, e alcuni di voi lo hanno proprio invece chiesto, hanno fatto la domanda: cosa vuoi fare? Vuoi stare con me o vuoi stare con lei? Prendi una decisione, ok? Questo è quanto, anche se le carte dicono che siete molto innamorate. Vediamo questa persona cosa deciderà a questo punto, voi dell'unicorno azzurro, che decisione prenderà questa persona? Che decisione prenderà? Lo farà? Chi sceglierà? Vediamo. Questo re di spade. Un re di spade lui. La giustizia. Aspettate che sposto queste. Che tiro fuori altre carte. Carro. 9 di bastoni. Sette di spade. Quindi la scelta di questa persona è vicina. Credo che sia per alcuni di voi perché avete proprio fatto capire che non ne potevate più della situazione. Chiunque voi siate, comunque sia la situazione. E la scelta di questa persona è vicina. Voglio vedere però quale sarà la scelta. Poi vi parlo del re di spade, però voglio vedere la scelta, quale sarà? Sarà la scelta? Non c'è una scelta, almeno entro 2 mesi. Questa persona continuerà a tenere il piede in 2 scarpe, ma non sceglierà tra voi e lei. Ci sono tante cose oscure in questa situazione, tante cose che non sono state rivelate. Credo che questa persona non vi abbia detto tutto sull'altra persona. Può anche darsi che vi abbia mentito su alcune cose. Intanto vi dico che questo re di spade, per quanto riguarda il segno zodiacale, potrebbe essere un bilancio, un acquario o un gemelli. Di solito il re di spade è un uomo che indossa una divisa, potrebbe indossare una divisa.
una persona molto logica e molto razionale. Qua mi fa vedere appunto questa ambivalenza, no? Questa indecisione tra voi e l'altra donna, che poi vedete, venite rappresentate entrambe, ma entrambe siete, come possiamo dire, siete in balia delle onde. Perché in realtà neanche l'altra donna è tanto convinta del fatto di averlo per sé quest'uomo. Perché probabilmente l'altra donna forse sa di voi. Leggetelo anche al contrario, chiunque siate voi. È come se pare che entrambe sappiate dell'esistenza dell'altra donna. Se siete uomini, volgetelo al contrario. Questa persona tace tante cose perché gli conviene, tace su tante cose. Secondo me non è convinto né per voi né per l'altra. Vediamo che altro dicono queste carte. Vediamo cos'altro ci dicono. Perché non è convinto? Non si decide? Ah, e beh, perché gli conviene. È un abile manipolatore, fa quello che gli conviene. Preferisce tenere il piede in due scarpe. Perché il mago è quello che manipola un po' la situazione. Ragazzi e ragazze dell'unicorno azzurro, secondo me questo voglia di decidere non ce l'ha, né tra voi né tra l'altro. Non deciderà, andrà avanti finché potrà. E secondo me, a meno che voi non lo lasciate, non facciate il gesto di lasciarlo, anche per finta volendo. Vediamo, se voi lo lasciaste per finta, come potrebbe reagire lui, visto che non ha intenzione di lasciare né voi né l'altra? Vediamo come potrebbe reagire lui se voi lo lasciaste. Le sarebbe dispiaciuto. E vi perderebbe. Ma non credo che vi tratterrebbe in ogni caso. Quindi questa persona, se voi lo lasciaste, non vi rincorrerebbe, dicono le carte. Questo è abile, questa persona che voi amate, molto abile. Vediamo. Questo punto, abbiamo detto che entro 2 mesi non decide. Voglio vedere se lo farà anche dopo. Quindi se voi lo lasciaste, lui niente. Bel tipo, complimenti. Sceglierà oltre i 2 mesi? No, vedete, vi viene sempre a sospirare. Non decide, non decide. Niente, questa persona qua, secondo me, non si muove da dov'è. Ragazzi o ragazze, non si muove da dov'è. Le carte dicono che vi lascerebbe persino andare via se voi lo lasciaste. Pensate un po'. Allora, ovviamente, se non vi corrisponde, vuol dire che non è per voi. Io adesso vi do qualche iniziale, così vediamo se magari vi corrisponde, perché magari non è la vostra, eh.
me mi dicono queste cose. Abbiamo la E di Enrico, la B di Vittorio, l'1, la A di Alex, la F di Federico, la C di Cateno, il 3, la K di Karim, la G di Giovanni e la J di James. Vedete un po'. Me le carte mi hanno detto questo. Comunque, se non vi corrisponde vuol dire che non è per voi. Lasciate andare, che mi è venuto fuori, sono venute fuori queste cose, però spero, magari non è la vostra, però così pare. Benissimo, io saluto gli amici dell'unicorno azzurro, poi ovviamente dovete cucirlo su di voi, magari dovete solo prendere qualcosa da quello che è venuto fuori. Benissimo, adesso andiamo avanti con il prossimo. La prossima variante, mettiamo via, scusate, tempi tecnici, vediamo perché ha scelto un unicorno ciclamino. Adesso controllo se si vede. Sì, allora, seconda variante, questa persona sceglierà me o sceglierà l'altra, chiunque siate voi nella situazione amorosa. Parliamo di una situazione amorosa in atto, dove voi che guardate il video volete sapere se questa persona prenderà una decisione finale tra voi e l'altra persona, perché siete stanchi di aspettare che si decida a prendere una decisione finale, chiunque voi siate. Vediamo cosa dicono queste carte. La domanda è proprio precisa, vediamo cosa ci dicono queste carte. Quindi facciamo la stessa 7 carte e vediamo qual è la risposta a questa domanda, se questa persona si deciderà oppure no. Ok, vediamo. Partiamo con un paio di spade. Un 4 di coppe. Un asso di bastoni. Un 3 di denari. Un 10 di spade. Un paggio di coppe, un re di bastoni. Allora, la persona di cui chiedete è questo re di bastoni che è apparso adesso. Vi dico subito le caratteristiche, così potete controllare se la vostra, se la stessa è vostra. Allora, il re di bastoni è un segno di fuoco, può essere un ariete, un leone o un sagittario. Quest'uomo di cui stiamo parlando è uscito accanto al paggio di coppe. Quindi è evidente che questa persona nutre per voi un sentimento. Deve essere successo qualcosa tra di voi però ultimamente, perché mi esce questa carta del 10 di spade, che può indicare anche la morte di una persona, la morte di una persona cara, può essere, però in questo contesto mi fa venire in mente che potrebbe esserci stata una rottura tra di voi. Mi fa pensare, o comunque un litigio, qualcosa, forse a causa del fatto che questa persona non si decide, non prende una decisione tra voi e l'altra donna, e bisognerebbe comunque voi un po' sulla difensiva. Siete molto insoddisfatte, siete stanche, non vi sentite riconosciute, perché magari è tanto tempo che avete questa storia, questa persona sembra che non riconosca il vostro valore.
non si decide, siete stanche, insomma, anche un po' apatiche, insomma, non tanto più, insomma, ci credete, insomma, che lui faccia questo passo verso di voi. Poi ultimamente, appunto, c'è stato forse un litigio, una rottura, qualcosa, e forse questa situazione è anche un po' degenerata. Quindi, se fino ad ora vi collima tutto, continuate ad ascoltare, se no chiudete, ascoltate l'altra, eh? Non fatelo per forza vostro. Allora, vi dicevo, questo re di bastoni. Allora, il re di bastoni è un uomo molto forte, molto passionale, una persona che può essere un imprenditore, potrebbe essere anche un uomo che è già stato sposato, potrebbe anche aver avuto già dei figli, ma che comunque abbiamo detto non è libero, e una persona comunque molto allegra e molto serena, una persona che comunque infonde fiducia negli altri. Vediamo però che farà. Allora, il fatto che voi abbiate litigato o magari ci sia un freddo o addirittura c'è stata una rottura è relativo, perché qui noi stiamo chiedendo se alla fine sceglierà voi o l'altra persona. Quindi a questa domanda dobbiamo rispondere, che poi integra anche una serie di domande. Vediamo cosa farà questa persona. Guardate, c'è la carta degli amanti, però vediamo cos'altro esce. Guardate, la coppa dell'amore, sette di spade, il cambiamento del destino, i festeggiamenti. Allora, non tutto è perduto con questa persona, perché anche se avete avuto una rottura, ci sono stati dei problemi, questa persona ancora vi pensa, nonostante non sia libera e quant'altro. Vi siete sentite tradite da questa persona, forse ha fatto qualcosa che non vi è piaciuto ed è per quello che c'è stata la rottura e il litigio, però questo potrà bocca d'amore per voi. Quindi ancora B ci tiene a voi. Questa carta dei festeggiamenti mi fa pensare che forse riuscirete a risolvere le vostre problematiche, parlando della rottura del litigio. Ma adesso io vogliamo sapere a questo punto se lui pianterà l'altra per voi, che è poi la domanda che ci interessa. Scusate, la risposta che non interessa. Due di bastoni. Questa persona veramente ci tiene molto a voi, eh? Che mi è uscito la carta della scelta e la carta delle anime, dell'amore tra anime gemelle. E la gioia. Anche l'otto di bastoni. Allora, sì, allora questa persona incredibilmente, perché ora come ora secondo me siete, se avete litigato, avete avuto un litigio, non siete, forse non vi state neanche sentendo con questa persona, però io vi dico che non solo farete pace, ma questa persona sceglierà voi alla fine. Vedete queste carte? Farà la scelta, cioè andrà dove lo porta il cuore e il suo cuore lo porta da voi. Ed anche in maniera abbastanza rapida. Bellissime queste carte, veramente. Proprio un colpo di scena ci sarà nella vostra vita, incredibile, incredibile. Per come erano partite le carte, non sembrava proprio. Complimenti. Adesso vi do anche le iniziali per vedere se vi corrispondono, così almeno potete vedere se vi corrisponde tutto. Belle carte. Poi una storia molto intrigante. Vediamo che dicono. Allora, può essere la D di Davide, iniziale del nome, cognome, o anche il vostro può uscire. La B di Bice, la B di Vittorio, la M di Marco, la Z di Zeno, la Y di,
so, la Y di... Non mi viene nessuno con la Y, vabbè, un iniziale con la Y. Poi vi do due numeri, il 2 e il 6. Potete leggerlo così, 62, mi piace così, 62. Ah, c'è anche qui la W, l'ho messa così, è W. Josephine, no, che Jose no, non lo so, con la Y non mi viene in mente nessuno con la Y, Jasmine, Jasmine, Jasmine. Va bene, vedete voi, uscitelo su di voi. Comunque, questa situazione finirà bene. Complimenti. Ok, se vi ho corrisposto tutto, sì. Benissimo, io vi lascio, spero che l'intrattenimento vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, oppure iscrivetevi al canale se non mi siete ancora iscritti per sostenerlo. E noi ci vediamo la prossima volta. Buon Ferragosto a tutti quanti. Ciao!